Buonasera, ultimo evento di Bella Scienza qui a Palazzo Roveto. L'argomento di quest'oggi sarà Macedonio Belloni e i raggi fioriferi della Luna. Penso che se siamo qui stasera un po' Macedonio Belloni lo conosciamo, professore di fisica all'Università di Napoli e Tecnici Ferdinando II, anche direttore dell'Osservatorio Vesuviano e famoso principalmente per i suoi studi sui raggi infrarossi. Poi il professor Esposito ci spiegherà questo legame con i raggi frigoriferi della Luna. Prima di iniziare il seminario, come facciamo ogni volta, diamo il microfono all'assessore che ha promosso questi incontri e che tanto li ha desiderati e ben organizzati, l'assessore Maria Teresa Moccia di Fraia. Buonasera a tutti, adesso conoscete i miei più segreti e perversi desideri. Vi ringrazio innanzitutto per la partecipazione, perché è un periodo soprattutto scolasticamente difficile, e invece l'italiano non lo è. No, perché stanno le vacanze, quindi oggi era la giornata tipo, la giornata perfetta. Ringrazio come al solito anche i colleghi e i colleghi che sono qui stasera, e devo dire che probabilmente dopo questo ennesimo incontro diventerò filo borbonica. Allora, stasera ti sorprenderò, passiamo al filo risorgimentale, ho cambiato un po', se no ci faccio la propria. Vabbè, quindi zittisco per adesso, mi riservo dopo questa bella lezione, da cui imparerò senz'altro cose nuove, di fare non delle conclusioni ma delle proposte. Al professore Esposito.